Macro categoria imprese, categoria servizi e consulenza. Il premio è quello di Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Management and Business Consulting. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per lavorare sempre a fianco del cliente, supportandolo nel percorso di trasformazione digitale e nell'adozione di una strategia di crescita basata sull'innovazione tecnologica, per credere nell'importanza del capitale umano e per la dedizione all'eccellenza. Il premio va a Business Changers. E sul palco con me vedo che legge, prego, prego, vediamo l'ingresso del CEO e proprietario Pasquale Sorgentone che mi raggiunge. Beh, ciao, abbiamo voluto ciao a tutti. Ovviamente mettere in evidenza tutto quanto. Beh, la cosa più importante è mettere in evidenza le persone. E infatti l'abbiamo letto anche nella motivazione. Intanto si avvicini pure al premio, così facciamo già qualche ripresa mirata e qualche fotografia. Grazie, grazie per il premio. Grazie a lei, naturalmente a voi e complimenti. E prego, si accomodi. Grazie. Perché le chiedo subito un commento. Quindi cosa significa questo riconoscimento? Beh, innanzitutto grazie per questo premio che è abbastanza inatteso, ma che accolgo con grande gioia. E sicuramente è una sorta di traguardo, uno step intermedio che va dalla nascita dell'azienda fino a questo momento, che però sarà poi un ulteriore trampolino di crescita, perché chiaramente non vogliamo fermarci qua, ma vogliamo andare avanti. Quindi è sicuramente un attestato che ci rende molto molto contenti e felici, ma sarà anche uno sprone per migliorare e crescere ulteriormente. Ti stavo dicendo, sarà un incentivo, no? per fare di più. Allora, partiamo proprio dalle persone, perché è la prima cosa che lei ha detto quando è salito sul palco e abbiamo effettivamente letto nella motivazione l'importanza del capitale umano. Indipendentemente da tutta quella che è l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione che spesso viene messa a contrasto, no? Cioè funge un po' da contrasto con le persone, ma non è così, partiamo da qui. No, perché a volte, soprattutto chi lavora nel mondo digitale o anche dell'intelligenza artificiale, può sembrare che i robot, le macchine, gli algoritmi prendano il posto delle persone. Non sarà mai così, perché le aziende sono fatte di persone e da noi infatti è vietato il termine risorse umane, perché il termine risorse umane evoca una cosa che non ci piace: le persone non sono risorse, sono persone con i loro bisogni, con le loro necessità e con le loro ambizioni. Quindi, essendo le aziende, ripeto, fatte di persone, il nostro asset principale sono le persone e il cervello e il loro cervello. Certo. Che noi cerchiamo di far crescere quotidianamente con percorsi mirati di formazione e di training e coinvolgendole il più possibile sui progetti. Peraltro questo concetto proprio della persona è emerso in tutta la sua potenza quest'anno, perché ciascuno di noi ha avuto bisogno di cose diverse, di esigenze diverse, insomma, e quindi credo che questo processo voi l'abbiate avviato molto prima, no? Quindi lo avete evidentemente potenziato poi durante questi ultimi mesi. Sicuramente, noi abbiamo adottato lo smart working da subito, da febbraio, essendo un'azienda nata nel terzo millennio, essendo un'azienda praticamente cloud company con tutti i processi e i sistemi già pronti per il cloud, per noi la transizione allo smart working è stata veramente immediata. Chiaramente non vedendosi fisicamente le possibilità, le opportunità di incontrarsi, di fare anche degli eventi tipo feste, aperitivi, come ne vedete diciamo nella slide, e sono venute meno. Però con gli strumenti digitali abbiamo cercato in qualche modo di sopperire. Infatti, ecco qui il valore aggiunto della tecnologia, no? Quindi non toglie nulla a quelli che sono i rapporti, ma anzi permette di mantenerli quando cause di forza maggiori non ci si può vedere. Su cosa punterete da adesso in avanti? Quindi sfide per il futuro. Allora, dal punto di vista di tecnologia, noi siamo una società che fa sia consulenza manageriale che tecnologia. Il nostro approccio è abbastanza unico sul mercato, perché mentre nel passato si diceva che i business model, i processi aziendali guidavano la scelta, l'implementazione della tecnologia, dal nostro punto di vista oggi è esattamente il viceverso, è l'evoluzione tecnologica che guida i business model, ne crea di nuovi
e crea efficiente i processi. Quindi questa unione tra consulenza e tecnologia, che è stato ed è uno dei nostri punti di forza, sarà ancora di più evidenziato nel futuro. Le tecnologie sulle quali crediamo sono sicuramente la blockchain, sulla quale stiamo investendo tantissimo, la data science e l'intelligenza artificiale. Ottimo, quindi tutti progetti che poi dovrete in qualche modo raccontarci, quindi io l'aspetto qui anche l'anno prossimo, conferma, ci sarà, se ovviamente... Se mi invitate, oddio, non mi aspetto di vincere tutti gli anni, no? Quindi, però se no? Mi invitate vengo con grande piacere. Beh, io invece vi auguro di vincere tanti altri... riconoscimenti, quindi di raggiungere tanti altri traguardi. In ogni caso ci riaggiorniamo quindi per la prossima edizione, però per ora prendete questo premio che è tutto vostro. È il nostro. Esatto, assolutamente. Grazie mille. Grazie a Pasquale Sorgentone, CEO e proprietario di Business Changers. Grazie. E complimenti.